Siamo con il brigadiere capo Angelo De Palo, commissario della sezione di Roseto Capospulico dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Buongiorno. Buongiorno. Perché aprire una sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri a Roseto Capospulico? Allora, in tutto lo stivale d'Italia esistono numerosissime associazioni nazionali carabinieri e dopo aver prestato oltre 30 anni di servizio nella benemerita arma dei carabinieri in qualità di brigadiere capo, ho sentito il bisogno e la necessità in questo Alto Ionio, Cosentino, dove ho constatato la mancanza di un'associazione nazionale dei carabinieri in qualità di sezione, e ho sentito il bisogno di istituirla. E dopo il congedo mi sono impegnato e grazie all'amministrazione comunale di Roseto Capospulico, la quale è vicino a tutte le istituzioni e in particolar modo alla benemerita arma dei carabinieri, sono riuscito ad ottenere i locali della stazione ferroviaria di Roseto Capospulico come locale in uso gratuito per la sede che in futuro sarà la sezione Associazione Nazionale Carabinieri di Roseto Capospulico. Quali sono i compiti e di cosa vi occuperete nello specifico? Allora, le associazioni nazionali carabinieri sono delle associazioni vicino alle popolazioni e come cultura, come assistenza, come assistenza. E come innanzitutto come cameratismo fra colleghi in congedo di tutto l'Alto Ionio. Diventa un punto di riferimento per tutti i carabinieri in congedo, nonché per le consorte dei carabinieri in congedo, le quali diventeranno nel prossimo futuro, istituendo l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, diventeranno benemerite, così denominate nelle sezioni nazionali carabinieri. Il nostro compito è quello di dare alla gente assistenza, cultura, moralità e tutto quello che comunque ha bisogno la popolazione. Nel futuro andremo a creare un gruppo di protezione civile, di persone che si interesseranno della protezione civile, che tutti sappiamo le finalità dei gruppi di protezione civile, per eventuali soccorsi che unitamente alle istituzioni del posto, come la stazione dei carabinieri e tutte le autorità del posto, unitamente fanno fronte a qualsiasi situazione di necessità. A quando l'inaugurazione di questa sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Roseto Capospulico? L'inaugurazione avverrà il più presto possibile a ultimazione dei lavori che l'amministrazione comunale sta ultimando. Appena saranno ultimati i lavori, noi daremo subito notizia dell'apertura e la conseguente iscrizione di chi ne ha i requisiti. Noi la ringraziamo e la salutiamo con l'augurio di poter ricevere quanto prima il suo invito per questa inaugurazione e ovviamente non mancheranno le telecamere di www.rosetocapospulico.info. Buona serata. Grazie, buonasera.